Benvenuti a Disegniamo i Mostri. Oggi vi faccio vedere come disegnare Tweet. Faccio un cerchio per fare la testa. Lo divido in due. Schiaccio, tolgo una parte sotto e poi all'incirca un terzo dal basso individuo la linea dove saranno le sopracciglia. Posso sempre aggiustarla. Ma intanto mi serve per prendere un po' le proporzioni. Il naso, la bocca. È venuto un po' schiacciato in effetti, e allora l'allungo un po' sopra. Mentre faccio la matita posso aggiustare quanto voglio, tanto poi la matita verrà cancellata. Il corpo di Tweet è una piccola pera. Lo facciamo un po' di tre quarti. E il corpo è più corto della testa addirittura. Scarpe da clown. I bottoni e il collo. Braccia. Come al solito hai il palloncino. I capelli sono come zucchero filato. Ecco qui. A questo punto la mia matita è pronta. Posso andare ad inchiostrare. Ecco qua, volendo posso dargli un pochino di colore. Cancello la matita. Perché non coloro fino ai bordi? Mi aiuta a dare un senso di tridimensionalità, come se ci fosse una luce da dietro. Dici, ma non c'è la luce da dietro? Non importa. Tanto non verrà mai perfetto se lo coloro in questa maniera. E poi firmatelo sempre. È stato facile? Provateci voi.